Mi trovo a Bolgheri, in una delle aziende storiche di questo territorio. Qui, oltre ai classici internazionali, quindi Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, troviamo anche autoctoni impiantati già negli anni 60, quindi Sangiovese, Pugnitello e Foglia Tonda. Alessandro, la tua azienda adesso nasce nel 1960, raccontami un attimo, tuo nonno l'ha Sì, certo. Allora, negli anni 60 mio nonno, da un punto di vista strettamente passionale, quando non c'era nessun tipo di alter ego a Bolgheri, aveva questa grande passione per la natura, per cui comprò questa azienda nella parte alta, no, del comune di Castagneto Carducci, quindi proprio sulla collina dei Segalari, e ovviamente con la bellità di fare un buon vino si guardava come alter ego verso la zona del Chianti. Qui non c'era ancora... Non era ancora una zona riconosciuta come oggi? No, assolutamente, perché in quegli anni lì a Bolgheri si produceva un'agricoltura, per così dire, più povera, più umile, c'erano soltanto frutteti, ortaggi e oliveti soprattutto. E lui ha impiantato Pugnitello, Sangiovese e Foglia Tonda. Certo, perché andando nella zona del Chianti ovviamente erano quello un po' il patrimonio genetico da cui poteva attingere. E con la convinzione e la speranza di poter fare un vigneto estremamente qualitativo, si era ispirato proprio a quella zona d'origine. E da lì siete partiti con riproduzione. Un po' questi. No, è passato un po' di storia, perché comunque sia dagli anni 60 questa azienda è rimasta gestita a livello strettamente amatoriale fino al 2009, per cui la storia che ti racconto io in realtà è una cronaca, non si può parlare di storia, perché nel 2009 io ho pensato questa azienda e subito dopo, nel 2010, ho prodotto la prima aria test 1500 bottiglie di Sangiovese. Ecco, adesso producete anche Bolgheri Superiore, ma tra le vostre etichette abbiamo questo splendido Valente. Valente, certo, molto volentieri. Valente per noi rappresenta il concetto filosofico dell'azienda. Come abbiamo detto prima, l'azienda si fonda su varietali strettamente autoctoni, no? Per la storia di mio nonno. Quando io sono entrato in azienda, appunto nel 2009, ho deciso di ripristinarli. Anzi, per la verità è stata meditata questa scelta, perché in prima battuta, insistendo l'azienda nel cuore della denominazione Bolgheri DOC, quando ho visto che i varietali non corrispondevano alla base ampelografica riconosciuta dalla DOC, mi viene semplice, spontaneo dire ok, spiantiamo tutto quanto. Però la notte spesso porta consigli, certo. Quindi mi sono detto no, accidenti, dai, spiantare un varietale così ormai raro, introvabile su questo territorio, è un peccato. Dobbiamo di fatto capovolgere questo sistema facendolo diventare un valore aggiunto. Per cui ci siamo dedicati a ripristinare e a rivalorizzare questo concetto. Per cui da lì abbiamo ripristinato le vigne vecchie del nonno. È nato questo blend appunto di questi tre vitigni che ha un carattere incredibilmente elegante, fruttato, è un vino che può essere considerato anche a tutto pasto. Decisamente sì, io ritengo che Valente sia un vino con delle caratteristiche estremamente proprie e mantiene, è un po' un vino, ad oggi potremmo dire moderno, ma moderno perché esce fuori dal concetto di Bolgheri, però riprende la tradizionalità, per cui è un moderno in questo senso, no? Guarda, io dico sempre, è un vino che fondato sul passato ma che guarda al presente. Salute alla nostra.